Salve a tutti. In merito all'imminente inizio della campagna elettorale per l'elezione del sindaco e il rinnovo del consiglio comunale, desidero condividere con voi le mie valutazioni e le mie decisioni. Circa una settimana fa, il sindaco uscente Corrado Calvo ha deciso di non riproporre la sua candidatura. Aveva anche indicato come possibile candidata la dottoressa Cinzia Giallongo. Io ho ritenuto di contribuire alla nascita di una candidatura femminile nella persona di Cinzia, riconoscendo la sua serietà e la sua esperienza amministrativa. Era un momento nel quale, non lo dobbiamo dimenticare, quasi tutte le aggregazioni attorno ai candidati a sindaco in campo erano ancora da definire. La stessa Cinzia Giallongo, verso la quale rinnovo la mia personale stima, ha rivolto l'invito ai vari gruppi politici della città che ancora non si erano schierati. Questo perché riconosceva che un progetto amministrativo per avere consenso deve essere condiviso. Tuttavia, per motivi vari che non tocca a me esaminare e forse anche per la sua tardività, la proposta di questa candidatura femminile, spesso evocata, non ha registrato le necessarie convergenze sperate. Mi sembra chiaro che l'impegno in un progetto politico-amministrativo è utile quando può portare a risultati concreti, salvaguardando sempre i principi fondamentali di una politica sana. Abbiamo preso atto con doveroso realismo, quindi, della situazione e abbiamo fatto una scelta, quella che per noi è la migliore. Abbiamo deciso di rafforzare la candidatura a sindaco, più vicina ai nostri principi e ai nostri programmi, aderendo alla proposta politico-amministrativa dell'avvocato Pinello Gennaro. Nelle liste che lo sostengono, riproporrò la mia candidatura al Consiglio Comunale, dove ritengo, con la mia identità, di poter continuare a dare un utile contributo alla città. Vi ringrazio, vi saluto e vi auguro buon voto.